della sezione B racconti e Giuseppe Zambito di Siculiana con I miei rispetti, signora Alzheimer. Invitiamo Giuseppe Zambito. Complimenti anche per Giuseppe. Leggo la motivazione. Il racconto si impone per la leggerezza poetica con cui viene declinato il drammatico smarrimento di identità umana, indotto da condizioni patologiche. Felice l'invenzione di un dialogo che il protagonista narrante intrattiene con il versante oscuro della vita, al di là di consuete immagini. Ne scaturisce un discorso terso e malinconico, uno sguardo attento alle vibrazioni misteriose ed inquietanti dell'esistenza, osservate tramite la figura del padre. Nello spazio intenso e dilatato del dialogo visionario con la malattia, la memoria assume le connotazioni non tanto di nostalgia, quanto di rilievo nella specificità dell'essere uomo. È la sua attività che determina il significato dell'essere tra nozioni e pensieri. Coerente con l'immaginario, la scrittura è limpida e frammentata in pause e in luci, strutturata in tessere divaganti di passato e presente, con cui riprendere e distendere i passi della vita nel suo movimento oscuro e attraente. Al punto da suggerire, con discreta eleganza, come il gioco delle variazioni e la bellezza del viaggio della vita si possano cogliere anche negli sparsi affioramenti di ricordi, nell'estrema limitatezza dell'orizzonte relazionale tipico del mondo. Legge il racconto Stefano Parrinello, sempre del Teatro Abusivo Marsalese. Certo che ricordo, l'infermiera ha i capelli rosso castano cotonati, tenuti abbassati in modo innaturale, immobili, le labbra segnate da un contorno nero con dentro un rosso fuoco acceso, lo stesso nero traccia gli occhi e il rosso lo rivedo sulle unghie, lunghe, curate, rendono la sua mano quasi impalmata, sarà per il modo di come le muove, farfalle non mirano le cartelle mediche, ha il viso di un attore. La farfalla destra vola e con un battito stringe il mento di mio padre. Lui alza appena lo sguardo smarrito. Come si fa a dimenticare questi belli occhi azzurri? Comincia a masticare rumorosamente una gomma, prende tre fialette e prepara il braccio di mio padre per il prelievo. Signor Alzheimer, lo so che sei una malattia, ma mi piace chiamarti così, un senso di rispetto o forse di educazione. Da 5 anni sei entrata nella nostra vita, sei arrivata in punta di piedi, in effetti non ti abbiamo riconosciuto subito. Un giorno che mio padre, dopo essere salito sulla tua macchina, è rimasto immobile non sapendo cosa fare, ho avuto il sospetto della tua presenza. Sussurravi, quasi non volessi disturbarmi. Stavi disfatto e talvolta sembrava che non ci fossi. L'illusione di un incontro casuale, niente più. Signor Alzheimer, voi ti sembrate insistenti. Sempre più presente. Grazie a te, tu, mio padre, diventava ora violento, ora impaurito. E poi assente. Di quell'assenza che ti porti dentro lo sguardo e che non scompaiono anche quando chiudi gli occhi per provare sollievo e non ne provi. Grazie a te non ci considerava nemmeno, cercava altre persone in un posto che soltanto tu conoscevi. Piangeva, una moglie viva che non riconosceva, figli sparsi per il mondo, mai esistiti. In poco tempo sei diventata invalente.
Mio padre la guarda come un bambino, è un bambino, si lascia spogliare e rivestire. Andiamo, continua a ripetere lui con un lamento costante e ritmato. Io lo guardo con tenerezza, vederlo adesso privo di quella forza che mi ha accompagnato nella mia vita mi fa sentire indifeso. Che importanza ha se sono adulto e a mia volta padre? Lo prendo per mano, è mio figlio. Andiamo, ripete, andiamo davvero questa volta. Percorriamo il lungo corridoio beige e con lo stesso passo lento e con lo stesso ritmo, sei smarrito, perso dentro l'ascensore. Mentre pigio il tasto zero e inizia la discesa, ti incontro nello stesso specchio, ti riconosco, ci fissiamo ancora una volta. Non fuggi, sostieni il mio sguardo, mi dai il tempo di parlarti e ho la sensazione che mi stai ascoltando. Ci andiamo verso l'uscita, Giorgio si avvicina con suo padre, da tanti anni non ci vediamo, siamo ingrassati. So che fa il fuoco, per il resto non so più niente della sua vita. Suo padre mi riconosce subito, strattono mio padre per attirare la sua attenzione. Gli dico il suo vecchio amico, compagno di tante battaglie. Quando il padre di Giorgio lo fissa, lui sorride illudendolo di averlo riconosciuto. Impossibile che di me non si ricordi! Lo dice con un tono di voce che racchiude dentro decine di immagini che si accavallano e che le riguardano. Lo chiama ripetutamente. La voce si affievolisce lentamente. Sconfitto sembra caricarsi addosso la solitudine che intravede. Anche l'espressione della sua faccia è cambiata. Vive il tutto con una sconfitta sulla loro esistenza. Andiamo. Riprende a dire mio padre mentre fissa quello strano individuo davanti a lui che s'appella pronunciando parole inutili. Andiamo, dice Giorgio girando leggermente a sé suo padre, che non sembra rassegnato, tutt'altro. Si avvicina con uno scatto a mio padre e comincia a sussurrargli. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Rimango stupito e commosso. Ho immaginato tremare dietro la spinta di quelle note riconosciute, che ha amato, che hanno rappresentato qualcosa di forte nella sua vita. Hai avuto paura di non essere abbastanza incisiva. Dov'è nascosto i suoi ricordi? Li hai coperti con un velo nero, impenetrabile, eppure qualcosa sfugge ogni tanto dal tuo controllo. Come quel giorno, quando mi hai chiamato per nome. Lo ha pronunciato forte e chiaro, è stato come quando mio figlio mi ha chiamato per la prima volta, la stessa emozione di essere riconosciuto. Un nome non è soltanto un nome, a volte è tutto, è un'identità completa, una storia. Cara signora, quel giorno che ha pronunciato il mio nome non ha sorriso, no, ha pianto, era presente, ha pianto prima di perdersi ancora una volta nel mondo che gli è costruito. L'ho inseguito disperato, l'ho inseguito in vano. È stato un attimo, e il tuo volto era davanti a me di nuovo. Raggiungiamo l'uscita. C'è un po' tesoro di aprile, e che ci trovo impreparati. Andiamo. C'è un paesaggio bellissimo, ricco di colori, giallo, verde, rosso. È il rosso acceso della sulla che testa. Prova a svegliarti, ti chiamo. Accendi ad aprire gli occhi. Accosto con la macchina. Ti aiuto a scendere. Voglio fermarmi un attimo ad ammirare con te. Non sono sicuro che compreso. A dire il vero, sempre un po' infastidito, non importa. Signor Outsider, non vorrei essere irriverente. Con il mio rispetto che porto, la invito a spostarsi un attimo, a lasciarci un po' da soli, se non le dispiace. Il tempo necessario per guardare insieme lontano. Lo so cosa sta pensando, non ha importanza. Non hanno importanza se i nostri pensieri non confluiranno. Pazienza, o forse sì, non lo so. Non lo sapremo mai probabilmente, staremo senza parlare, senza parole. Butteremo gli occhi insieme lontano e ancora una volta mi illuderò che avrà compreso. Le assicuro, mi basta questo, solo un momento. La signora sembra aver compreso, sono spalla a spalla con mio padre, guardiamo la stessa direzione. Il limite che separa il cielo dalla distanza rossa di sulla, oltre c'è il mare da qualche parte, ha lo stesso colore dei suoi occhi. Nello studio di questi testi.
voglio dire grazie a tutti, voglio dire semplicemente che sono delle importanti occasioni queste e che mi auguro che il premio vada avanti anche negli anni successivi. Vi ringrazio ed è un piacere essere qui. Grazie. Concordare con l'ufficio cultura, però l'assessore è stato